Deputato Prisco, non si era segnalato però, eh? Prego, a lei la parola. Grazie Presidente. Visto che è dirimente, come qualche collega ha espresso, al di là delle questioni relative a una data, perché dalla ricostruzione che fa qualche collega di maggioranza sembra che tutta la battaglia di Fratelli d'Italia sia una data di una settimana in più o in meno. Per noi potevamo votare anche dopodomani, ma potremmo votare dopodomani anche le elezioni politiche, visto che su queste c'è una certa ritrosia da parte della maggioranza ad affrontare il giudizio popolare. Il tema l'abbiamo posto, è da un lato quello di alcune regioni interessate, lo ha fatto anche qualche collega di opposizione, relativamente alle regole del gioco. Perché sappiamo, inutile nasconderci, che sia i governatori sia i sindaci uscenti hanno avuto una esposizione mediatica durante il lockdown quando anche i loro avversari erano chiusi in casa. Ed è evidente che una gara si fa partendo tutti dallo stesso punto di vista, dallo stesso punto di partenza. Di contro, vi sono degli interessi in gioco strategici per la nostra economia, uno su tutti, l'ha ricordato correttamente con dovizia di particolari il Presidente Lollobrigida, quello del turismo che certifica che quasi mezzo milione di italiani sarà costretto a non andare in ferie in una stagione Concluda. turistica che, concludo Presidente, che parte con grande ritardo perché costretto o agli adempimenti elettorali o perché impiegato nei comuni e nelle regioni dove si va al voto alla costituzione dei seggi e all'organizzazione delle elezioni, non andare in ferie inferendo La un colpo ringrazio. ulteriore a questo prezioso comparto della nostra nazione. Pongo in votazione l'emendamento.